buonasera a tutti, gentili spettatori, e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti a TG Prima. In primo piano, il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM con le misure per il contrasto all'emergenza Covid-19. Sono 9 le regioni che passano in area arancione. Sono le regioni Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Restano invece ancora in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. La Campania, insieme ad altre 5 regioni, restano in fascia gialla. Le regioni sono Sardegna, Basilicata, Toscana, la provincia autonoma di Trento e Molise. Nessun passo indietro, dunque, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore, a partire dal coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì. Il governo ha poi confermato il divieto della vendita da sport per i bar dalle ore 18, piscine e palestre ancora chiuse. Con il decreto c'è inoltre la novità dell'introduzione della zona bianca, in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l'uso della mascherina. Ma i parametri 3 settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti e soprattutto un rischio basso fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa trovarcisi. Il divieto di spostamento tra regioni, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più fino al 5 marzo. È questo da quanto si apprende dal ministro del Ministero della Salute Roberto Speranza, che sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia firmerà nelle prossime ore l'ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. E nel nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si prevede che nelle zone gialle ed arancioni in tutto il paese si ritorni in classe anche per le scuole superiori, ma in una misura del 50% degli alunni. Questa è quindi l'unica indicazione del governo sul settore scuola. In pratica tutte le regioni d'Italia, tranne quelle rosse, potranno ritornare a scuola anche se in una misura che sia uguale alla metà degli studenti in presenza. Il DPCM firmato dal Premier prevede ancora la possibilità per i presidenti di regione, qualora ci fossero situazioni al limite e per assicurare il controllo dell'epidemia, di restringere ancora di più la presenza dei ragazzi in classe. Nelle regioni rosse invece i ragazzi rimarranno a casa dalla seconda media in poi per proseguire con la didattica a distanza. E ancora il Covid, confermata quindi la Campania in area gialla. I dati però non sono al momento positivi, registrando un'impennata dei contagi del 18% a Napoli, soprattutto dopo le festività natalizie. A confermarlo è l'osservatorio epidemiologico coordinato dall'equipe di Giuseppe Signoriello, docente dell'Università Luigi Vanvitelli, e dall'assessore alla salute del Comune di Napoli, Francesca Menna. Come scrive l'ANSA, il report evidenzia che nelle ultime 2 settimane sono stati notificati 2.588 casi, in aumento del 18% rispetto alle 2 settimane precedenti, quando i nuovi casi erano stati 2.202. Il tasso di mortalità risulta essere quasi il doppio rispetto a quello della regione Campania. E ancora il Covid, sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati diramati dal Ministero della Salute. Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 477 ed entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.000 nuovi casi. Con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi, oggi per la prima volta nel nuovo bollettino del Ministero della Salute, in tutto vengono segnalati 200.703 tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, precisamente 156.647 molecolari e 116.859 antigenici. Il tasso di positività con l'avvento del nuovo calcolo è pari al 5,9%, in netto calo rispetto a ieri che era riportato al 10,7%, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.000. Se si calcolasse l'incidenza solo sui test molecolari, il tasso sarebbe oggi stabile al 10,3%. L'Italia è prima in Unione Europea per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante, andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia. A scriverlo sui social è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. È un risultato del quale andare fieri ed orgogliosi. Siamo il primo paese in Europa. Non potevamo augurarci un inizio migliore, ma dobbiamo ricordare che è solo il primo passo di un lungo percorso, che durerà ancora molto tempo e che ci porterà ad uscire da questa emergenza. E quanto afferma invece il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Questo grazie al prezioso impegno ed alla dedizione delle donne e degli uomini del servizio sanitario, alla determinazione di tutte le regioni e province autonome del nostro paese, con le quali lo staff della struttura del commissario straordinario ha lavorato con grande professionalità e soprattutto passione in queste settimane, ha concluso così il suo intervento Arcuri. Sono 1.150 i nuovi contagi in Regione Campania, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi, arrivato quest'oggi con un ritardo di ben 2 ore sull'abituale tabella di marcia. I tamponi effettuati sono stati 13.929 e da oggi includono anche i test antigenici. La percentuale di positività scende all'8,25%, anche grazie al maggior numero di tamponi effettuati. Dal bollettino si segnalano 933 guariti e purtroppo altri 37 decessi, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 20 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto oggi. Per quanto riguarda la situazione posti letto, scendono a 93 i posti occupati in terapia intensiva in tutta la regione Campania su 656 disponibili, mentre scendono seppur di poco anche i posti letto nei reparti Covid. Si contano infatti 1.401 su 3.160 disponibili. Adesso cambiamo totalmente argomento. Effettuata ieri nei comuni di Afragola e ad Aversa, gli Action Day, un'operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue quindi lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti di utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli e con la Prefettura di Caserta, in base alla programmazione definita dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania, nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi. Il 14 gennaio sono entrati in azione 31 equipaggi per un totale di 77 unità interforze che, tra le altre attività, hanno presidiato con posti di blocco mobili le vie di accesso delle località o dei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 10 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 5 sono state sequestrate. Invece sono 130 le persone identificate, di cui 17 denunciate tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali e 9 sono le persone sanzionate. Sono 79 invece i veicoli controllati ed uno solo è stato sanzionato e invece circa 2.510 i metri quadri di aree sequestrate, circa 1.520 metri cubici di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati ed oltre 40.000 euro di sanzioni comminate. Adesso facciamo il punto per quanto concerne i contagi da coronavirus in terra di lavoro. Sono 181 i nuovi casi registrati in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1.847 per una percentuale di incidenza ai test pari al 9,79%, un dato equiparabile alla giornata di ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 175 i guariti dal coronavirus che portano una diminuzione di 2 attualmente positivi nella provincia, che segnala ulteriori 8 decessi nelle ultime 24 ore. I comuni col maggior numero di casi attualmente attivi sono Maddaloni con 249, Mondragone con 207 e Caserta con 188 casi. Adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport, in primo piano il calcio. Con le fatiche della Coppa Italia alle spalle, per la Serie A è di nuovo tempo di campionato. Archiviato il primo turno infrasettimanale e con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, per le 20 squadre di massima divisione sarà un weekend dilazionato che è appena cominciato con il derby di Roma e prosegue fino al match tra Cagliari e Rossoneri di lunedì sera. Buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda il Napoli. Kostas Manolas è infatti tornato a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso ed oggi ha svolto totalmente in gruppo l'esercitazione sul campo 1 e sul campo 2, che è iniziato prima con una fase di riscaldamento e torello, successivamente con esercitazioni di passing drill e possesso palla a tema e si è chiuso con una partitina a campo ridotto.
Domenica alle ore 12.30 arriva la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona ed il Napoli proverà a dare continuità dopo la vittoria all'ultimo respiro sul campo dell'Udinese. Per il lunch match Rino Gattuso non potrà contare su Victor Osimhen ancora positivo al Covid e sullo squalificato Giovanni Di Lorenzo. Possibile spezzone di gara invece per Dries Mertens in panchina nel match di Coppa Italia contro l'Empoli. Tra i pali dovrebbe ritornare Ospina con una difesa composta da Isai, Koulibaly, Mario Rui ed uno appunto tra Kostas Manolas e Maximovic. In mediana dovrebbe esserci Fabian Ruiz accanto a Bakayoko. Demme invece è favorito per una maglia da titolare in Supercoppa contro la Juve, con Petagna unica punta supportato da Lozano, Zielinski ed Insigne. E con il Napoli, con lo sport, siamo in chiusura, era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.